Per questa terza giornata vi raccontiamo della nostra visita allo stand Sony e dell'incontro con Peter Sykes, Strategic Marketing Manager di Sony Professional. Vabbè, Peter, ma dico io, ma come fate a presentare un prodotto? FS700? Sì, la 700, quella lì. La presenti, dici che costerà meno di $10,000, che può essere usata per produzione in 4K e poi? E poi? E poi il vuoto pneumatico. Non mi dici quando uscirà il firmware per abilitare questa funzione. Non mi dici quando uscirà il registratore esterno indispensabile per questa funzione. Non puoi dirmi neanche come diavolo funziona questo fantomatico bitstream a risoluzione 4K. Quando gli abbiamo chiesto notizie della profondità in bit e compressione colore, ci ha guardato come se fossimo arrivati da Alpha Centauri. E dai, vabbè, ci abbiamo provato. Peter dice che dobbiamo solo aspettare. La camera però a me è piaciuta molto, anche solo in Full HD. Ma hai visto che meraviglia ha girato a 120 e 240 fotogrammi al secondo? Sì, vabbè, è vero, uno slow motion da paura. FS700 è uno spettacolo già così. Speriamo però di non dover attendere fino a settembre per capirci qualcosa su 4K. Nel frattempo, per solazzare un po' i nostri occhi, siamo andati a godere nella sala in cui un proiettore Sony mostrava immagini girati con l'ammiraglia F-65. Oltre al meraviglioso Carnevale di Rio, prodotto a 60p da TV Globo, abbiamo ammirato anche un paio di corti. Tutto molto molto bello. Dopodiché? Dopodiché ti sei incollato la F-65 e hai perso la brocca. Dovevate vedere la sua faccia. Per staccarlo dal lì ho dovuto dire che in un angolo dello stand c'era l'8K. Prima hai pensato che ti prendessi in giro, vero Ermanno? Che dovevo pensare, scusa? E invece era tutto vero. Eh sì, in un angolo c'era proprio l'8K. O meglio, un setup con due F65 side by side per complessivi 8K x 2K. Le due F65 sono state usate in questa configurazione per riprendere una partita di calcio. A valle delle F65 c'è una regia che permette di muoversi all'interno della gigantesca inquadratura e scalare il risultato alle più svariate risoluzioni. Un'intera partita di calcio solo con due telecamere e una regia, replay compreso. Tornando invece al 4K, all'interno dello stand c'erano anche numerose postazioni con i principali partner di Sony, in costante aumento, e che mostravano vari segmenti del workflow in 4K con la F65, dall'ingestion al color grading. A proposito di ingestion, Sony ha presentato un paio di lettori SR Memory e nuovi supporti. Ora c'è anche la scheda da 1TB da ben 5,5 gigabit per secondo. E poi il nuovo supporto ottico da 1,5 terabyte.